Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Sapete chi è venuto a trovarci oggi? Non ci indovinereste mai, Gian Pietro Slendero è tornato, ci ha detto che è da tantissimo tempo che non lo andavamo a trovare. Ah, porca miseria! Tipo quello? È scappato, è un po' timido, è sempre stata una persona molto timida, riservata, a cui non piace farsi vedere dopo in pubblico. Ok, non so se si poteva colpire, comunque non importa, mi sono lasciato un attimo prendere, stavo parlando. Allora, questo... cos'è? Io ho paura. Allora, mi sto inquietando. Allora, questo è un minigame chiamato Slender Creeper, perché come avete visto, da quel poco forse che avete visto, c'è un Enderman... Va bene, cominciato il gioco, ma va bene lo stesso. Ok, va bene. Mi lasci in pace. Come faccio se non mi lascio un secondo in pace? Allora, guardate, questo Iron Helmet in realtà è una... La torcia, come vedete, di base io non vedo nulla e cammino a una certa velocità. Se invece vado un pochino un pochino di luce, però vado lentissimo, quindi è impraticabile. Potete usare solo ogni tanto. Velocemente, questo si chiama Creeper, Slenderman Creeper o Slender Creeper, forse probabilmente. Ma cammina intanto, nessuno gliene frega di vedere. E ce l'hanno consigliato Ndria Pro. Grazie. Ti ringraziamo. Ed è un gioco appena uscito, guardate, proprio è uscito giusto ieri, quindi ve lo mostriamo subito. Allora, avete visto, l'inizio è già tragico, giusto per vedere. Ma che tragico, non lo sai che Gian Pietro è un gran burlone, si diverte, ora usa anche i petardi per spaventare di più. Come potete vedere, come potete immaginarvi, l'obiettivo è trovare le 8 pagine. Le 7 sfere del drago. Ah, una casa, ok, entriamo. E chiuditi. Ok, ovviamente qui dovremmo essere più al sicuro. No, perché là dentro è spenta. Aiuto, si chiama Slender Creeper perché se riusciamo a farvelo vedere c'è un creeper, un Enderman con sopra un creeper. Che c'è nel chest? Niente. Ah, la prima pagina. Tada, abbiamo trovato la prima pagina. Olè. Tada, prima pagina trovata, me ne mancano solo 7. E vai. Come si va lentis con la cosa. Ok, teniamo questa porta giusto per ricordarsi. Dove si va? Ancora 7. Il sentiero di quello. Ok, andiamo. Anche noi abbiamo fatto che mi inquieta. Ti ricordi, amore, di quella volta che io ho fatto la mappa di Slendero in Minecraft? Sì, mi ricordo. Troverete tutto in descrizione, sia della nostra prima puntata Slender, sia di quando noi abbiamo ricreato Slender in Minecraft. Noi abbiamo ricreato giusto un po' così per divertimento. È stato uno dei nostri video abbastanza tempo fa. Abbastanza vecchio, però. La nostra prima partita in Minecraft è addirittura l'L25, se non sbaglio, siamo all'L345. Quindi abbiamo fatto un po' di cose. Che c'è lì quel buco? Uno spawner di Slenderman. Quasi mi allontano. Quasi è meglio. Ok. Allora, non richiede mod per giocare a questa mappa. Dovete guardatelo. C'è un creeper con una Slenderman in testa. No, guardarmi, sto bene così, via. E per giocarla vi consigliamo, va benissimo, Minecraft 1.5.2. L'unica cosa che dovete fare è avere la nebbia attivata, la fog. Per altrimenti coloro che non si ricordano la storia, in realtà Gian Pietro è il giardiniere di una villa dei nostri cari amici che hanno fatto il gioco. Esatto. E però il giorno in cui c'era una festa a casa in questa villa, lui ci ha dato le indicazioni sbagliate e dopo per vendetta siamo andati nel suo giardino a togliere i cartelli che lui si diverte a mettere in giro, scritto non calpestate le aiuole, non insultate le braccia lunghe del giardiniere, tutte quelle cavolate sue lì. Li abbiamo tolti tutti e lui se l'è molto presa, da allora ogni tanto ci insegue e ci tormenta. Esatto, se volete dare un'occhiata a come abbiamo giocato Slender, anche se siete persone che magari non guardano i video horror, perché magari hanno un pochino paura, giustamente, che i giochi horror non sono così, l'unica cosa, tranquilli, perché le nostre versioni di giochi horror sono più che altro comiche. L'unica cosa che vi fanno paura sono le scemenze che diremo. C'è una pagina laggiù, me la sono No, ho visto dei brick, ho visto. Sì, appunto, magari c'è qualcosa. Ecco, allora state attenti che quando vi spawnerà in creative, almeno nella prima versione della mappa, poi magari lo correggeranno. Ricordatevi di scrivere game mode 0, così scrivete, e a quel punto potrete giocare tranquillo. Una casetta! Entriamo, eccola qua! Casetta. Via!
troppo paura che mi arrivi qualche antipatico. Ma è già finita. Oh, che bella, non c'è ma nulla. Non è una casa, questa è un buco di aiuto! Aiuto! Ho sentito uno. Sì, guardalo lì! Passa di là! Ecco perché ci sono due porte. Ho capito, ma io voglio. Ho visto che c'è un'altra casupola. E vai nell'altra casupola. Dov'è? È qui vicino, è sparito. Dimmi che sei sparito. Vai! Vai nella casetta! Dove si va? Di qua! Vai, 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 vai! Cos'è? Se mi interessa. Di sottoterra? Ah, ok, c'è un enchantment, niente, un letto, pagina. Seconda pagina, già due pagine, ma siamo troppo forti. Ma se uno chiedesse altre pagine, volesse parlare un po', no, eh? No, eh? Non credo te le dia infinite, sinceramente. Meno che non sia un bug, ma... Ok, allora, ho paura. Già due pagine, sarebbe già un record iniziare così bene. Ma vediamo se riusciamo a fare. Siamo morti prima di iniziare, quindi il record l'abbiamo già fatto. Giusto, giusto, effettivamente. Ah, naturalmente, se vi va, trovate tutto in descrizione, giocatelo se vi va. E se volete fare dei video, metteteci in descrizione i vostri video, come video risposta. Boing, boing, boing. Esatto, esatto. Come vedete, sempre ci mettiamo tempo, ma alla fine di solito riusciamo sempre a vedere i vostri video risposta, a meno che non ci spariscono, perché a volte o li togliete voi o YouTube li toglie. Quindi se queste volte vedete che non abbiamo accettato un video risposta, rimandatecelo come video risposta. Fortunatamente qui non è come Slender vero, che più usi la torcia più quello che ti insegue non ti puoi mai. Sì, questo è un pochino più esatto. Ok, sto girando a vuoto, speriamo di trovare qualcosa di nuovo. Un uovo, ecco, ma galline non ce le sono. Perché dovresti galline? Non ci sono, non è mica un agricoltore. Peccato. Gian Pietro. È un giardiniere, vabbè, un po' di fiori effettivamente ci sono. Salutiamo Gian Pietro. No, in realtà non voglio vedere, ecco, c'è un'altra casetta, pieno di casette questo posto. Eh sì, amore, sono tutti. Chi è che non vorrebbe abitare in un posto chiuso da degli enormi recinti? Amore, Gian Pietro lassù ci arriva per allenarsi con le braccia, fa stretching, la sua spalliera, capito? Mi fa paura sto posto. Cos'è? Tipo il bagno? Sì. Amore, non c'è davvero, dai. Se aiuto. Non si spawna lì, non c'è. Non c'è. Vai coraggioso. Sì, sì. Allora. Quella maledettissima pagina? Occidente. Si dice una moto, ho pensato che fosse Slender, mi lasciate stare. Sì, anche io ho avuto un'idea di genere, ma non importa. Ok. Non c'è niente, davvero? Strano. Cioè, è solo per bellezza sto No, posto. Ci sarà qualcosa, ci sarà. Allora, eccola qua, abbiamo la terza pagina. E volevo ben dire. Ok, perfetto, dobbiamo uscire di qua, invece che dall'altra zona. Ok, ovvio, c'è qualcos'altro di buono? Qui c'è un cortiletto inutile. Sì, abbastanza. Un inutile cortiletto, sì, ok. Vai, corri! Sì, corri! Corri, va bene. Si corri come un catamarano. Allora, nei giochi horror, uno per qualche motivo ha sempre un dolore atroce alle gambe, perché non soccorrono correre. No, amore, gli fa mai la milza perché non è allenato. E se corrono gli basta tipo 2 secondi di scatto e smette. Ma anche noi facciamo così, eh. Vabbè, ora, non vabbè, non così. Come loro, ma insomma. Allora... no, niente. Meno male, sembra che Gian Pietro. No, non lo dico. Stai zittino, okay. Amore, che magari Gian Pietro in questo momento sta riordinando le sue braccia portabili. Quante ne ha? A volte usa delle dele prolunghe. Allora, qui c'è questo. Entriamo qui dentro. Ovviamente, qua c'è un altro spawner. Un mica. No, quarta pagina. Siamo a sarà metà. Uno spawner, magari. Non lo voglio. Cosa c'è? Allora, scappa allora, scappa nel dubbio. Via, corri, corri via, sì, scappa. Corri, oh, vai, corri. Io ci provo a dirglielo. Guarda, è la stessa velocità di un armadillo in fasce. Ah, bene, bene. Allora, dove andiamo, Boh. Ma perché sta rendendo distanza così bassa? No. L'ha settata lui, immagino. Sì, l'ha settata lui. Sottini? Non lo so, comunque c'è la... Ricordatevi di mettere appunto la nebbia, perché questa è nebbia oscurata cattivamente, perché c'è la... Abbiamo settato, cioè di base ci dà blindness e slowness. Come se non bastasse il fatto che abbiamo qui ci potrebbe una qualcosa. Fame da morire. Ho paura. Dove siamo? Aiuto. Sono stato io un attimo. Sono spaventato. Qui c'è qualcosa. No, non può non esserci nulla. Ci deve essere qualcosa. Ci deve essere. Beh, non possono aver messo un posto inutile. No, magari devi aver messo. Fatto. No, non vale. Non vale magari mettere. Per lui valeva. No,
Non, non si può, non è giusto. Ma non puoi arrampicarti di sopra, non c'è la scaletta. Ma dove? Di là. Ma che scaletta? Non è la scaletta quella. Ma no, sono finta. Uffa. Allora, niente, niente. No, dai, non dimmi che c'è sto posto inutile, perché non ci credo. Non sì, ci... salite lì. Ma cosa me ne faccio salire qui? Ma che ne so, prova. Niente, serve a nulla fare quello che... Aspetta, c'è qualcosa qui sotto? No. Ok, niente di niente. Ok, dove si va? Qua è bloccato. No, ho sbagliato. Un bucolo cecolo. Non so cosa volevo dire esattamente. Sì, un principessa. Eccolo, eccolo. 5! 5! Cioè, ovviamente l'ho girato da tutti i lati possibili per trovarlo, vabbè. Ok, ce la faremo ad andare ancora avanti prima di morire? No! Moriremo di fame. Perlomeno il fatto che ci abbia ucciso subito ha attestato che Gianpietro effettivamente è cattivo. Perché gli dà molto fastidio che noi rubiamo i suoi cartelli, che lui passa le giornate a decidere dove metterli. E noi andiamo lì e li disturbiamo i piani. Esatto, esatto. Siamo veramente... alla fine ha ragione, capiamoci. No, perché lui ci ha dato la strada sbagliata. Beh, giusto. Dobbiamo vendicarci, è vero. Lui ogni volta... non chiedetegli mai informazioni. Vi chiederà sempre le informazioni sbagliate. O forse non sa distinguere la destra dalla sinistra, il che non è neanche così grave. Sì, tipo te... No, aiuto. Io so distinguere la destra dalla sinistra. Sì, tipo... Perché hai tipo nausea? No, sembrava. Sono un motion blur. Allora, in realtà non è un vampiro, è un Gianpietro. Lì c'è qualcosa. Niente. Lì c'è qualcosa. E di là? Meno male. No, sto zitto. Ogni tanto vorrei dire qualcosa, ma ho sempre paura che. Meglio non farlo mai. Esatto. Ho sempre paura che poi mi dici, visto, se non l'avessi detto, adesso andrebbe tutto meglio. E invece io lo dico. Lì c'è quella casuspia, l'abbiamo già ispezionata. Ma non lo so, si vede. Che entra nella casuspia. Sì, è la prima. È la prima, direi. Sì. È la prima è casuspia. È la prima, non viene niente. Ok, prima casuspia e accidenti. Allora si sta facendo più difficile, abbiamo già girato la mappa, non dico in lungo e in largo, ma... ma in stretto e largo. Largo, sì. Aiuto. Che postaccio, ma perché? Posto orribile. Perché? Allora lì c'è lo spawn. No, scusa. No, che paura. Potrei... No. Vedi, Gianpietro, sento parlare di Birch, si è girato. Sì, ho notato, via. Ah, già che volevo proprio andare lì, capiamoci. Ma perché tu non guardarlo, dopo perché è forse l'unica... Sentilo lì come grugna. Davvero? Come grugnisce l'Enderman. Grugniva? L'hai sentito solo tu? No, sentito adesso. No, io non sento niente. Vabbè, io ho sentito l'Enderman grugnire. Ok, tu senti un sacco di cose. Allora, io credo che di là ci siamo già stati. Io credo che dobbiamo andare di là. Al di là che, ok, ne mancano addirittura 3 e i posti da vedere sembrano già quasi finiti. Eppure. Quindi Gianpietro c'è. Eppur si muove. Ma si era incastrato. Speriamo che sta cosa duri a lungo. C'è qualcosa qua sotto. E non mi sembra di esserci già stato. Ci sarà un mazzo di rose. No? Cos'è questo posto? È una specie di miniera sotterranea, un trenino della paura, cos'è? Chi gli è venuto in mente di fare questa miniera qua? No, aiuto. È un labirinto. È un mezzo labirinto. È uno schifoso labirinto. Guarda ma c'è qualcosa nel forno, non ho controllato, no? Niente. Guarda qua, pure le redstone ha messo. Aia. In non faccia! Non si può ricaricare chiuso dentro. Ma sì che si può uscire. Che gioco è? Non è un altro gioco. È comunque... Aspetta, c'è un letto. C'è nessuno che dorme? C'è nessuno... Oh! Una sola paginetta! Eh sì, sesta pagina, siamo troppo bravi! Siamo più bravi qui che a mai... Ah sì, vabbè. A Minecraft. Sì, volevo dire Slenderman. Questa è una puntata di Slenderman! Minecraft! Bene, quindi aveva due entrate, abbiamo beccato la più scomoda. Ok, riproviamoci. Di base so che manca un lato da guardare, che è quello dove c'era Gianpietro... Gianpietro, la, ma che braccia che ha! No, perché mi sono fatto male, sono caduto. No, perché così. Stai morendo di fame. No, non c'entra niente. Se cadi, ti farai male. Giusto, cerchiamo di non farci male, che poi magari uno muore perché cade. Perché non devi mangiare? Mangiati un pezzo di un ramo. Sì. Buono, un po' fosse celluloso. Fosse un ramo di birra, ce lo faresti. Ma guarda, non mi sa che mi. Ti sei anche dato fuoco. Gianpietro, è laggiù! Uno dei tanti. Ti sei anche dato fuoco una volta per evitare di essere una betulla.
lo so, quella è una puntata epica. No, quella è una scemenza epica. No, no, ho fatto proprio No, hai bene. fatto malissimo, ti sei perso 50 livelli in 3 secondi. Ma sei quasi più stupido così. Sì. No! Potrei chiamarmi Kiria. No! Mi hai mai visto dare fuoco a me stessa credendomi una betulla? No, non Perché l'ho mai fatto. avresti. Perché sta Perché albero di questo Marco albero un lì pezzettino? adesso? C'ha qualche segretuccio? No? Non mi sembra. Fa solo finta d'averlo? Sembra un posto come tanti Si riesce altri. di salire, sì. Ma sì che si riesce a salire. Niente, Non è non che c'è c'è un nulla. passaggio sotterraneo? Non mi dava l'idea, no? Peccato. Peccato, lo so, mancano solo due, sei troppo brav. Sì, ma pensi davvero di trovarle? E non Io lo penso so. di... No. Aiuto, aiuto. Adesso arriva Gian Sì, Pietro, ho ti fa capito. Bibi di The Mouse. Mi fa bibi di mouse, ecco. Squit! Squeak! Ecco, perché anche, perché se i creeper hanno paura. Giusto, si vede un gatto. Guarda come È saltella lì tutto vicino lì, felice. ho paura che lì ci possa essere una delle pagine Ma mancanti. te vai, dopo tutto è un Enderman, tu dovevi mica Sì, attaccare. e ce l'ha con me, secondo me, E lì. vabbè, tu non lo guardare in Ce ne sono faccia. due, mica? Sì? Guarda come fa, come saltella felice la lingua. Gian Giampietto! Pietro fa boing boing, boing boing, boing 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 Oh, c'è un Giampastino! boing boing. No, quella è la Sì, la casa. casa in granata ci siamo già È la passati. casa tipica? È la tipica casa da cui siamo girati un sacco di volte? Ci Può sta? essere, amore, non andare a salutarlo così da vicino. Quale? Sentilo lì, sentilo lì. No! Non è che ogni volta che poi di una pagina si spawna un in più? No, secondo me si spawnano più stai qui. Perché Più sto dove? c'era un. Cioè, più che stai nella zona, perché c'era uno spawner. Ho capito, ma per me potrebbe essere che ogni volta che prendi Dici? una pagina se ne spawna. È un'idea, è un'idea. Potrebbe avere senso, Dove effettivamente. sarà? Dove sarà l'ultima pagina? Dopo Certo, che noi è c'eravamo già uno scomodissimo. ancora prima di cominciare, comunque. È scomodissimo girare così. Con la pagina in mano, Sì, veramente, proprio pesava tanto ste pesa ste pagine. pagine. Con scritto Allora. Gian Pietro puzza. Veramente. Giampietro si attacca a questi cartelli da solo? Sì, sempre fatto. Ah, che bello. Non c'è niente, non c'è. Non Beh, c'è niente. quella è la faccia che Beh, abbiamo già preso, però. Abbiamo già preso sta pagina. No, si inizia a girare in tondo! Gira, gira in tondo, gira l'altra pagina. Allora forse Immaginavo. l'altra, quella che non abbiamo preso, era simile come ambientazione. Ma qual è l'altra? No, vabbè, forse ho visto male Questi sono già passati, siamo già passati. Cosa è brutta? Che pensate se arriva un Giampietro quando uno è bloccato in uno di questi posti? È fregato. Gli conviene soltanto scappare e nascondersi sotto un albero. Eh sì. Sperando che non ti Se veda. esplode essendo anche un mezzo Ma non sono creeper. tutti mezzi creeper. Alcuni, solo alcuni. Come vogliono. Dipende dalla voglia che hanno quel giorno di vestirsi, di mettersi i pantaloni a creeper oppure no. Oppure. Carini i pantaloni a creeper, li voglio anch'io. Evviva! Andiamo, andiamo! Andiamo a fare schifo. Tanto perderemo, lo sai, vero? Ma scusa che siamo arrivati a 6. Sì, vabbè, alla fine è abbastanza dignitosa come fine. Vai! Dove potrebbe essere le ultime Magari pagine? vicino all'entrata e l'abbiamo deliberatamente ignorato. Potrebbe essere tutto. Tipo il fatto che qua è bloccato. Ma qua posso distruggere i blocchi? Volendo, ma non fatelo! Non sarebbe nello spirito del gioco. Non c'era scritto se andava messo in adventure? Probabilmente dovete mettere in adventure. Scrive game mod 0, scrivete game mod 2 se volete. Non è quello che cambia, l'importante è non morire. Se Fuffa. uno muore, allora non ha fatto bene il gioco. In che senso? Hai detto che uno non deve Ma è morire. morire, hai perso, devi ricominciare da E capo. vabbè, quante storie. Sai i Sims quante volte muoiono e quante volte li faccio rinascere? Più brutti di prima, di Più brutti solito. di prima, giustamente. Dipende se li fai rinascere zombie oppure Ah, sei già passati di qua, secondo me. È brutto quando a un certo punto non sai più dove devi andare. no. Ci sono due modi di far risorgere un Sims. Uno se lo fai Qua salvare siamo zombie. passati, se non mi sbaglio, E no? uno col giro della È lampada. quello con il pavimento tutto colorato. Sì, abbiamo già trovata lì la pagina. Un Non va altro bene. metodo è mostrargli Gian Pietro. No, niente Giampietro, niente Giampietro! Gian Pietro con un creeper sotto i piedi. No! Sti rumori! Lui li usa come pattini i creeper, capito? Invece di usare i pattini a rotelle, lui usa la propulsione dei creeper. Sentivo dei rumori strani. Li ho sentiti anch'io, amore. È Tipo. la digestione di Gian Pietro che non è il massimo. Niente, non si trova null'altro! Null'altro.
Non stavamo cercando. Ah, no, cercavamo pagine, non null'altro. Scusa, null'altro, tu sei in un altro gioco. Scusa, scusa. Mi sa che era un Che c'è qualcosa qui sotto? Un procione. Un procione? No, niente. No, c'è era solo un chiapparello. Un chiapparello? Tipico. No, no, è un procione, è un procione. Era un tipico procione delle caverne. Ah! Qua c'è una. Questo qua deve essere la stesso dell'altro, solo da un'altra entrata, ma niente di strano. Che scomodo! Ah! Non ne posso più, è difficile sto gioco! Malefico! Cioè, perché? Uno potrebbe dire che puoi camminare normale, no? Così dice è più difficile. No, devi andare al rallentatore. Beh, amore, dovessi trovare il tatuaggio, non è che tu sia molto diversa da così nella vita reale. Sai quanti morsi? Non mi si morde. Allora. C'è il cartello con scritto non mi si morde. Qua dovremmo essere vicini all'inizio. L'ha scritto Gian Pietro il mio cartello. È scritto già. Cosa ha scritto? Non mi si morde. Vabbè, tanto lo stacco. Non si staccano i cartelli. Ah no. Che insegna che cose? Stiamo facendo? Che ti insegna queste cose? Di solito sono sempre messi tutti in qualche posto, diciamo, un pochino caratteristico, ma non trovo più nulla. Forse in tutto questo c'è una betulla e davanti alla betulla troverai la pagina nuova. Ho detto la pagina, non era il Flint & Steel. Il Flint & Steel! Mamma mia! Almeno i nostri erano sul sentiero, qua invece non si trova niente. Già, devi seguire il sentiero, magari ti serviva. Ma che sentiero? Non c'è sentiero. Sì che c'era, quello lì fatto con la gravel. Sì, ma finiva subito. Peccato. Allora, vediamo se qua c'è qualcosa. Qua su in alto si può salire? Non penso fino al fondo. Sì, si può salire, ma non c'è niente. Ta 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 ta, non c'è neanche Gian Pietro. Quello è meglio che non ci sia. Ok, meno male che hanno fatto in modo che per quanto... Forse in realtà non è neanche veramente notte. Non lo so, no, in realtà è notte, notte. Allora come fanno a non spawnarsi i cattivi? I procioni cattivi? È un procione un poco cattivo, siamo un procione un po' addormentato. Un procione... Qual è un procione che sta russando della grossa? Sì. È un procione che si sta svegliando da letargo. Ah, bene. Niente, non trovo nulla! Betulla! Le prime sei pagine sono andate abbastanza bene, ma queste e non... E le ultime due stanno logorandosi da chissà dove. Sono lì a marcire sotto la pioggia, sotto il muschio, sotto ma il ma sono stato in quella in questa cosa, secondo me, ma o sì. Forse no. Ma sì che ci sono stato. E se invece no? Ma sì, è quella che qua si e scende... invece no? Qua è quella che si scende... E sì, qua era quell'altra. Magari ci sono due fatte uguali e tu dici no, queste. Qua è quella inutile che non c'è niente dentro questa, vi ricordate? È una casetta inutile. Sì, quella lì apri, chiudi, scendi, sali, sì. Sì, quella lì. Ok, e invece non c'è niente. Peccato. Qua c'è qualcosa di strano. Mi sto annoiando io per te, guarda, non posso veramente più di cercare pagine. Niente, neanche sott'acqua. Non sembra. Che sbifidi. Qui c'è anche un ponticello molto bello. Piacere. Ma sono siamo stati? Secondo me sì. Perché c'era questa cosa qua. C'era l'enchanting kettle. Me lo ricordo questa vabbè, pagina. Schiaccialo per sicurezza. Sì, sì, già preso. Ovviamente ogni volta che uno clicca sicuramente si spawneranno altri 10 Giampietri. Accidenti. È normale che uno non possa non trovare le pagine. Però normalmente si spawnano anche dei procioni. Ho sentito grugnire. Sì, ho sentito un procione anch'io, esatto. No, procioni. No, ma no. stai nell'acqua, lì non ti verranno a cercare. Ah, e no, ma c'è un creeper sotto. Ah. Possono venire, c'è il creeper sotto. Non vedo niente. Oink. Aiuto, non vedo. Dov'è? Ma io voglio cercare le pagine, non si trova niente. Importante non pestare i piedi di Gian Creeper. Di Gian Creeper. Sì, è Gian Pietro con le scarpe da creeper. Ah, ecco. Le scarpe semoventi. L'abbiamo fuggito? Sì. Sì, relativamente. L'abbiamo fuggito relativamente, come disse il procione rosso. No! Dai, sono stato mezzo cuore, hai perso. Senti lì. Io non mi vedo. Io non mi vedo. Non so se mi vede lui, ma io non mi beh, vedo. Beh, tu no, ma lui forse. Eccolo lì, vai via. Vado. Vai via! Sì, ci vado via! Aiuto! Io via! Sì, ho capito! Ma non vedo niente! Non voglio... Adesso se faccio sempre il giro in tondo, l'ho già fatto, quindi non voglio... Vuol dire che non devo girare in tondo. Vuol dire che devo cercare qualcosa più verso il centro. Perché i giri in tondo penso di averli già fatti ampiamente.
ci ho visto al posto dell'albero, ci ho visto un Enderman. Davvero. Vai, vai, sali, salta. Vai, sali, salta, sali, vai. Sali. Aiuto. Questo cos'è questa costruzione? Una capanna di petali di fiori. Questa costruzione qual è? Un posto che siamo già passati? Non mi sembra. Non me lo ricordo. Prova. Ma lo so che provo. Che c'è? Gente, c'è un giampietro volante. Un giampietro volante. Questo qua? Non me lo ricordo. No, nemmeno io. Non me lo ricordo. Invece Sifo, no. No. Che posto è questo? Non lo so. No, è nuovo, questo è nuovo. Uffa. Questo è... No, non puoi dirmi che è un posto nuovo inutile. No, 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 non mi sta... Dai. No. Un posto nuovo e deve avere la sua utilità, sicuro. Sì, quella di stare lì dentro aspettando che non ti mangi nessuno. No, mica devi fare parkour. Sì, no, se poi cado... Muoio, muoio così, guarda. Ah, che bello. Cioè, delle scale. Adesso sotto così. Occhio, non voglio cadere, che già ho pochi cuori e non è stare brutto morire così. Ok. Sei brutto stupido. Ancora niente. Nel cesto non c'è nulla. No, i cesti sono vuoti. Sono giusto per darti fastidio di te. Ah, un cesto, niente. Ah, un cesto, niente. Ah, niente. Ah, delle fornace vuote. Oh. Settima pagina, e dai. Sono stati 20 minuti soltanto a giocare per trovare la settima pagina. Dai, voglio l'ultima, l'ultima! Ce la faremo? A un passo dalla pagine, fine! Voglio le 8 pagine. Così ci faccio i coriandoli per il prossimo carnevale. Ok, siamo a uno solo. Sì, ovviamente, come potete immaginarvi, non è una mappa che si fa in 4-4-8. 12. 12, sì. Sì, 12. 4 più 8. E il numero dopo la virgola non l'hai detto? 4, 4, 12. E la virgola? 8. 8. Per? Per 5. Ok. Sai quanto fa? 22. No, fa Gian Pietro. Questo cos'è? Ah, c'era anche il passaggio sotto. Vabbè, noi l'abbiamo evitato accuratamente. Ok. Dai, l'ultima! Ton, 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 sì, vabbè, ci vediamo tra 2 anni più o meno, quando ci sarà una prossima eclissi di sole contemporaneamente per a quella chi, di Luna. Per chi lo sapesse, per chi non lo sapesse, ma penso ci possiate credere, è la prima volta che lo stiamo giocando, essendo appena uscito, non è che abbiamo guardato un video sì, alto. No, perché è la prima volta, non ti preoccupare, okay. L'avranno capito. No, appunto, ma giusto per essere sicuri. Dai, dai, accidenti. Non lo so, è grosso questo posto. Troppo. Non si vede niente. Perché non potevano usare scusa un po', allora, c'è una casa, poi dove c'ha le porte? Ti chiudi dentro e aspetti che sorga il sole. Ma secondo me è già il giorno. Questo qua è lo spawn, è vero? Secondo me in realtà è già il giorno, ma c'è qualche cosa che ti fa vedere notte. Questo è lo spawn, è vero? Sì. Però intorno allo spawn avevamo detto che non c'era nulla di segnalabile. Ok, andiamo via di qua che è meglio. Che magari è un posto peggiore del normale. Lo spawn serve soltanto per farti dire, ecco, vedi, qui c'è uno spawn e tu non hai un piccone. Ok, ma magari a mano, piano piano, Allora, dov'è l'ultima pagina? Manca solo una. Ma l'ossidiana si può rompere a mano? No, non credo. Mai? Non credo. Ora sai come finirà questa cosa? Che tu cadi, ti fai male sì. E muori. Grazie. Esatto, non mi impressiono però. No, non ti impressioni. Meno male, meno male. È la parte che mi odio di più impressionarmi. Allora che non ho più ritrovato lo spawner. Lo spawn. Grafica. Lo spawn. Capito, non sei una pellicola, quindi non ti puoi impressionare. Non del tutto, però. Magari mi posso sempre mettere una memory card nel naso. Magari non sei un testifico. Una micro SD ci starebbe, magari. In quella dei testifici che ti ci sta con un sistema di memoria della NASA. C'è un altro spawner, dici, Sì, c'è uno con i piedi creperati. Sì, e l'ho visto. Io l'ho visto, quello lì. Ma non mi sta tanto simpatico. Neanche a me. Jean-Pierre, comunque è un pochino più carino, sei diventato un pochino più guardabile fatto a cubettoni. Sì, perché si è truccato di più stavolta. Quella casa scommetto che l'abbiamo già girata. Già girata. Già girata. Già girata. Perché il mondo è fatto da Jean-Pierre. Oh, non grugnici addosso, sai. Ho paura. No, no, un limite, al limite, a un secondo dalla fine. Dove sei? Con la casa siamo già entrati. Non me lo ricordo. Sì. Ah!
Ancora lì. Siamo tornati qua, il giro in tondo. Gira in tondo col testificate rotondo, perché Gian Pietro è un testificate un po' troppo alto. Dai, dov'è l'ultima? Sai cosa gli regaliamo a Gian Pietro per il suo compleanno? No. Un paio di tacco 12. Un paio di tacco 12? Non è abbastanza alto, secondo te? Sì, appunto. Almeno si sentirà un gigante. Un gigante? Non ci si. Magari sul tetto, no, non credo. Sul gatto, sul tetto che scotta. Cosa c'è? Che, ma sai, c'è dei discorsi che non hanno. Non hanno senso. Hanno la posso coda. Non stare qui a codare con te. Non si coda. Non voglio codere. Poi cado, mi faccio male. Ah, dov'è l'ultima pagina? Vuoi provare? Tu vuoi cercarla? No, guarda, sto già dormendo in piedi per conto mio. Mamma mia. È notte. Lo so. Sai, è notte e a manca dovrebbe dormire. Vai in un letto e dormi e ci si riprende. Esatto. Ci sono anche i letti. Perché non potevano un po' di aspetti che diventi giorno? Poi tutti questi giampietri che ti fanno le ninna nane, che ti dormi creeper, dormi car, perché sennò le scarpe gli esplodono, devono tenerli buoni. Ah già, effettivamente. È brutto nel gioco delle scarpe esplosive. Abbastanza, anche perché se pesti qualcosa tipo una sigaretta accesa sono problemi. O se pesti qualcosa tipo una puntina o una chewing gum. Una chewing gum? Sì, perché poi si arrabbia il creep e ti fa. No! Tipo no. Quello. No, quello si arrabbia, eh? Sì. Peccato che tu abbia così poca vita, se no mi sei divertita a fargli esplodere. Come fa gli esplodere? Ma sì, giusto per averne un po' meno. Ma qua ci siamo già passati anche di qua. Ma no! Hai fatto parkour no, prima. È l'ultimo! Davvero? No! No, abbiamo fatto. Cioè, nel senso, è l'ultimo posto. Ho fatto abbiamo esattamente. Girato in tondo? No! Benissimo! Ma perché non aspettiamo l'alba? Perché non verrà. Peccato. Oggi l'alba non viene. Ma non è questo il giorno, è la notte! Ecco, appunto. Dai, scendi, trova qualcosa, vai, gira! Salta! No, l'ho visto uno. Chi non salta un Gian Pietro, eh? Tu sei Gian Pietro, non hai saltato. Yeeey, salta. Salta su un albero. Ma se vado avanti così, così ci vedo un pochino. E vai avanti così. Ma non credo sia il modo giusto. Perché? Perché non è. Non c'è è scritto sulle regole non saltellare con la torcia in mano. In realtà non ci sono regole. E allora saltella con la torcia in mano, senti. Se passa la Gian Pietro ce lo scriverà in un cartello. Mamma mia, dov'è? Dov'è che devo andare? Dov'è? Prova andare verso l'ingresso. Ma non mi ricordo neanche dov'è, mi sono un pochino perso. Ma povero gatto. Ah. Ma ce l'hai la medaglietta quella col nome del padrone? Non ho padrone. Ce l'hai il microchip antipulci? Non ho i pulci. Perché il microchip antipulci? Sì, sicuro. Hai il pedigree? Ho il pedigree, sì. E il biglietto delle vaccinazioni? Quello no. Come no? No. L'hai usato al posto della lettiera, di la verità. Che discorsi sono? Stiamo giocando un oro e tu stai pensando alle lettiere. A proposito, una domanda per quelli che a casa hanno un gatto. Se avete un gatto di razza, e di che razza è? Perché io sono abbastanza convinta che la maggior parte delle persone abbia dei persiani, se ha dei gatti di razza. Perché di quelli che conosco io hanno tutti persiani praticamente. Eccetto una che prima aveva un persiano, ora ha un ragdoll, però ha sempre avuto persiani. Ma c'è qualcosa qui, mica un buco? Oppure gatti comuni? Sì, ditemi che qua! Scrivetemi qualcosa sui vostri gatti nei commenti. Sì, ditemi che qui! E fategli mau da parte mia! C'è qualcosa? Ditemi, sì! Sì, ci sono gli ma Enderman. Ma non vedo nulla! C'è un nido di Enderman. Non c'è mica nulla qui. Non vedo proprio niente! Neanch'io. Ma no, è un po'. Non dite che c'è un posto inutile hanno del genere! Ho fatto un trabocchetto! No, quindi è davvero inutile questo ma posto. Ma se tu vedi qualcosa, dimmelo! Non vedo niente, no! So che ci abbiamo fatto un posto strano, invece non c'è nulla! Era un posto inutile, non era un posto no, strano. Che cattiveria. C'è il ferro però se vuoi. Ah beh, quasi allora. Ma ti faccio una spada. Faccio una spada e uccido gli Enderman. Direi che lo spirito del gioco era proprio quello. È no? Quello, poi no? Ci costruiamo una casa, cominciamo a farci l'industria. La casa c'è già. Giusto, allora basta dare il grano. C'è già anche da dare il grano. Allora ti dico così. Quasi ci mettiamo a fare una bella casuspia. E ci evitiamo. No! Non saltare sul grano. Mi sa che è tardi. Sei una cosa da noi. Mi siamo già passati. Si vede da quanto ne hai distrutto.
Allora, di qua c'è lo spawner. Io non. Ma ci stava così bene una. Non un Un giampietto, una giampietro. pagina lassù. Stava proprio bene, bene. Magari su un albero. Vediamoci una risposta. No, perché. No, no, come su un albero. No, no, gli alberi sono troppi. Ecco, solo lo spawner iniziale. Vediamo che proprio dallo spawner Sì, iniziale. proprio lì sotto c'era anche un cartello con scritto scemo, sono qui. Esatto, l'ultimo. Questo sarà sicuramente l'ultimo cartello che trovi, perché sicuramente. Sicuramente sei stato abbastanza bifido, trifido e quadrifido ad andare a E diritto. non guardare proprio dallo spawner. Perché ti sei sporcato il pannolino per vedere che c'era uno spawner e quindi te ne sei andato. No. Allora, c'è qualcosa da queste zone di, per favore, Di bifide. bifide, zone bifide. Un albero diverso. Guarda, mi dispiace non saper fare il rumore degli Enderman, che sennò te lo facevo tutto il tempo. Grazie. Dai, ne mancherebbe solo uno. Non è un Enderman quello. Vabbè, quello mi riesce meglio però. No, ecco. Cerca di. Sì, abbiamo capito. Beh, pure lui. No, non voglio cadere, gra. Ah, ho anche dei semi. giusto, giusto. Ho anche dei semi Ti abbiamo fatto adesso. il goofy hauler come aspettativa di caduta. Sì, così muoio perché cado. Esatto. Dai! Così droppiamo giù. Troviamo qualcosa. Dov'è l'ultimo? Amore, ti do la verità, non c'è l'ultimo. Dai, Non per una! esiste Per l'ultimo. una! Dobbiamo trovarla! Dai! E se non ci E se non ci fosse fosse? una cattiveria? Ora cado, muoio. E se non ci fosse mai stata quella settima, o quella, no, scusate, ottava pagina? E se l'avesse usata Giampietro per soffiarsi il naso? Poteva avvertire almeno. E se l'avesse usata Gian Gingillo per asciugarsi lo smalto delle unghie dei piedi? Guardate che roba. Comunque, ammiriamo la bellezza dei Giampietri. E laggiù siamo Non lo stati. so. Proviamo laggiù. E proviamo laggiù. È così inquietante. No, 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 no. Passo Allora, da un fammi altro pensare, l'ottava zono. pagina che fine potrebbe aver fatto? No, 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 non fammi Allora, l'elenco. potrebbe essere stata usata Gian Gingillo per darsi lo smalto ai piedi, potrebbe averla usata Gian No. Gingillo per soffiarsi il naso, Volendo. potrebbe averla usata Gian Marta al posto della spugna per il Laggiù ci fondotinta. siamo stati. Dimmi di no, no, non me lo ricordo. Ah, non ricordo niente, allora. Potrebbe averla usata. No! È questa? No! È questa? L'hanno rimessa a posto? È mica questa? No! È l'ultima! No! Sono già stati? E Sì. sono già stati! Ma che cattiveria! No! Io che non me lo ricordo. Beh, si fa le torce in testa, ma chi te ne insegna queste No, l'avevamo già visto questo. Ma quando? Perché non mi ricordavo neanche di cose? questo Allora, fa posto. pensare che altri fini potrebbe. Qualcuno potrebbe averlo incollato a una parete come carta d'apparati. Potrebbe averla usata un creeper per aggiustarsi la TNT, potrebbe averla usata uno scheletro per affilarsi le frecce, perché magari è a carta a vetro. Aia. Ora morirò per questo. Potrebbe averla usata uno zombie per depilarsi le sopracciglia. Volendo. Cerchiamo di parlare di cose normali. Potrebbe averla usata una blaze per vedere quanto veloce prende fuoco la carta. Già. Potrebbe aver usato una gaste per farci il tiro a segno con le nostre E facce. questo mi sembra che l'avevamo già Non è visto. vero? Ah sì, questo posto sì. Temo di sì. Vedevo il tiro a segno delle blaze. Temo che avevamo già visto anche questo. Già visto! Sì. Possibilmente nei peggiori film di Caracas. Poi, E l'avevamo questo visto, l'avevamo sì, me visto, lo sì, ricordo, me lo ok. Perché non ricordo. ci sono le torce da mettere in giro? In alcuni degli Slender c'erano. Che cosa? Le torce. Ah, sì, mi ricordo. Poi fa pensare che Ah, altre. Ah, poi e me sono potrebbe. dimenticato, una versione alfa, ci sono solo 7. Magari uno pinguino di quelli delle mod potrebbe averla usata per accendersi il camino, quella pagina. Per dare un po' di fuoco all'atmosfera. Veramente. Potrebbe averla usata una farfalla piga che non voleva farsi il bozzolo e si è chiusa dentro la pagina. Ah, ho capito, devi dare sfogo a tutta la tua malvagità perversa per finire questo. Sì. Potrebbe averla usata uno zombie pigment per fare un regalo al suo vicino di casa. L'ha usata come carta da regalo. Sì, tutto questo per dire che non stiamo trovando La pagina la che pagina. cerchiamo. Perché non Ma c'è? perché questo albero deve essere a metà? E che ne so, vai sotto. Ma non c'è nulla! È un posto inutile! Sì, Yeah. No,
voi so che sapete, dov'è, ma non ce lo volete dire, che siete cattivi. Potrebbe averla usata qualcuno per cucinare. Ah, aiuto. Sì, per cucinare te. No, ah. Non mi si fa il cartoccio. No, che è stato? Un Enderman. Vai via. Ne ho visti altri forse, non importa. Scappa finché sei in tempo. Scappa, datemi l'ultima pagina. Ma che Giampietro vorrebbe gentilmente consegnarmi lui l'ultima pagina che... Se l'aveva mangiata. Esatto, allora non la voglio Giampietro, grazie. Tutta sporca di saliva tua. Non mi piace. Magari l'ha usata come chewing gum. Sì. Aiuto. Te ci scherzi, ma io alle medie conoscevo uno che mangiava qua, qui, questo buco? Questo buco non deve... No, prima. No, è un altro! È un altro! Penso sia un altro! Dai, forse... Lo... Ma non potete mettermi dei buchi inutili, no! Forse è lo stesso di prima, sai? No, è un altro, non c'è il ferro! Ah, è vero, non c'è il ferro, ma non c'è neanche la pagina! Cioè, vuoi dimmi, che perché metti dei buchi qua per nascondersi dagli Enderman? Non c'è il ferro, ma c'è Tiziano! Ah! No, non c'è neanche Tiziano! Non c'è niente! Perché non l'avete messi qui sotto? Perché mettete dei posti inutili? Per depistare le allodole come te, amore. Non sono un'allodola. Come no? Non fai chiù chiù tutte le mattine. Chiù chiù! Vedi? Oh, non è mattina però. Vabbè, potresti essere comunque un tordo. O un fringuello. Sì, perché... Mamma mia! O un pettirosso. Oh, ho trovato un altro spazio che non servono a nulla. Certo che urlo. Ma com'è difficile fare questa cosa? Cioè le prime più o meno vanno, ma poi basta, cioè. Le prime piume, vedi che sei un uccello. Ma non le ho detto le prime palle. Cip cip. Sì. Cip. Non migri tu per l'estate. Non migro per l'estate, vado via d'inverno. Ok, allora sei una rondine. Sono una rondine, okay. Esatto. Ma tu fai primavera? Io faccio primavera soltanto alle 6 di sera, dai. Ah, e se è rosso di sera, bel tempo. Nel tempo s'avvicina. S'avvicina. No, che... è come una rondine di sera fa primavera, no? Una rondine di sera fa primavera. E se la rondine è rossa, domani. Domani vuol dire che hai bevuto troppo e che hai un po' di mal di testa. Sì, sì. Come sempre, i detti hanno delle. Sono in rima e noi la rima ce la buttiamo in cucina. Allora. Secondo me c'è un po' di qualcosa di strano in questo posto dove stiamo girando. Hai visto le cavolate che dico? Guarda Giampi lì come ciao, gira. Ciao Giampi. Giampietro. Guarda, in campo c'è un nuovo giocatore. Giampi, il suo nome è, alle braccia come tre. Lo sai che Giampi gioca a basket senza neanche dove saltare? No, davvero? Gli basta allungare le braccia. Mi sembra che sia un po' che citti Giampietro. Ma perché? No, sempre lo stesso. Giampietro ha le braccia molto lunghe. È sempre. No. È in casa. Sempre lo solito posto. Ma che fa Giampietro in casa? Non lo so. Viene andarsene, è casa di qualcuno quella. Ma dove? Ma dove? Ma che ne so? Dove sei? Qua è lo spawn. Non si trova. Potresti essere un fringuello o potresti essere un pappagallo. Potresti essere un condor. Ma perché tutta sta roba? Ma così. Accidenti. Niente, l'ottava pagina è introvabile. Te l'ho detto che ci sei soffiato di naso qualcuno. Tipo lui. Tipo lui. Ah, e mi sta seguendo. Senti come grugnisce. No, no, mi segue davvero questo. No! Se non ce n'è alcun altro davanti. No! No! Corri! Corri! L'ultima? L'ultima? L'ultima! Sì! 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 Ma niente, non ce la so credere! Non ci credo! Abbiamo solo perché avevamo Giampietro alle spalle! Non ci credo! Non ci posso credere! Veramente fantastico! Benissimo, siamo... No! Aia! Ti aveva dato la vita! Ho capito, veramente, incredibile! Beh... Ce l'abbiamo fatta. C'è un Giampietro che ti sta tirando le pacche sulla schiena di congratulazioni. Beh, non so. Ah, sto morendo perché ho poca vita. Va bene, incredibile, gente. Come ti sto morendo perché ho poca vita? No, perché. No, ho fame, devo mangiare. Ah. Quindi, incredibile, gente. Abbiamo. Beh, torno in creative, se no è fastidioso. Aspettate, là. Ok. Voilà.
Guardate, diamo un'occhiata alla mappa, ce l'abbiamo fatta, assolutamente. Siamo chiusi in un quadrato. Guarda lì in mezzo, non ci posso era praticamente... credere. Mamma, che fastidio, non mi sei mai aspettato una cosa del genere. Perché assomigliava agli spawner, quindi dici no, mi ci sto lontano, vedete, è come uno spawner più o meno. L'ha fatto apposta, mi che sa. Che cattiveria. A me non l'aveva sputata la Gianpietro la pagina. Non allora, c'era fumata lui con le chewing gum. Ringraziamo davvero di nuovo Andrea Pro per averci consigliato la mappa. Grazie. E questo minigame è molto, molto divertente e non è facile, però... alla fine si ha un pochino più tempo rispetto all'originale Slender, dove invece lì hai veramente il tempo limitato, sennò poi muori. Comunque speriamo vi siate divertiti, ci scusiamo se è stato un pochino lento, però bisogna trovare le cose, abbiamo sparato un sacco di cavolate solo per esatto, abbiamo fatto una strage di verdura. Vi ringraziamo che siete con noi in questa puntata, consigliateci altri minigame che ci fa sempre piacere. È esploso qualcosa, credo. Sì, credo che ci ha ammazzato all'inizio. Ah, no, non credo. Grazie a tutti per essere con noi e alla prossima con gli Eternal Love. Ciao! Un saluto anche a Gianpietro, chiaramente. Alla prossima. Ciao!